Ok, hello e benvenuti in questa nuova live di Axolotto. Ok, non sta continuando a dare futuri problemi. Perché cazzo mo da problemi, Dio smerdo, che prima andava bene. Perché Dio smerdo mo non va? Così. Allora, se lo ficco un po' più in qua, faccio di questi fantastici lavori e faccio per così. Adesso non va proprio più. Se faccio così, chiudo e riapro. Non va comunque. Ma se tolgo e rimetto e ritolgo e rimetto. Dio Cristo, bastardo, ogni volta che comincio la live questo qua. Quello è letteralmente il diavolo in persona che non vuole che io faccia delle live. Cioè, quello io le faccio come mi pare. No, ok, la Play sta dando fottuti problemi, ma se invece guarda che se prendo e lo faccio con una nuova finestra va. Guarda che stavolta va se faccio così. Se faccio dispositivo di acquisizione, guarda che se faccio così. Aspetta, no, così no, perché l'ho aggiunto dalla vecchia. No, ok. Ma se l'aggiungo come totalmente nuova, come nella cazzo di scorsa live di Smash, prendo, faccio di questo, faccio una nuova, alla cavolo di cane, e gli metto USB. Ma, raga, Dio è una bravissima persona, ok? Vabbè, però fate andare bene così. Aspetta. Ok. Ok. Vabbè, perfetto, perfetto così, vaffanculo tutto. Ok, raga, non si gioca un cazzo oggi. Aspetta, se tolgo le cuffie. Ma se tolgo le cazzo di cuffie, no raga, che se il problema è delle cuffie io mi ammazzo. Non te stai dentro. Voi due state dentro perché dal televisore si vede e funziona. Perché mi fa così? Perché? Perché fai così? Perché? Perché qual è il problema? Sono i cavi? Sono io il problema? Aspetta, ma se inverto un attimo e do questo qui e questo qua. Funziona? Ok, vediamo per quanto riesce a reggere. Che secondo me era più o meno problema di così. C'è un po' di molto delay. C'è molto delay, ma sti cazzi. Però così sta andando, per qualche cazzo di motivo, ok. Ah, devo mettere l'audio dal televisore. Sentite l'audio sdoppiato, cazzi vostra. Cazzi vostri, ormai ci ho rinunciato a sto tipo di cose. Alcune sono pure le cuffie buone che ho scroccato, ma sti cazzi, non funzionano. La vita è una merda. Come saranno queste live? Probabilmente finché non prenderò tipo qualcosa che costa più di 2 € per farci le live. Faranno cagare. Accontentatevi. Tanto voi c'avete tipo l'audio bello, figo, me sa. Sì, ok. Voi ce l'avete bello, figo. Io ci avrò la versione smerdo, però. Cazzo si può fare. Tu qua non ci nerd. Vabbè, qua la gente che continua a followare, defolloware. Gente più o meno nuova. Gente che non ho magari ringraziato perché magari non ero in live. Cioè, seguitemi quando sono in live, cazzo.
Comunque, allora, qua mi sa che non... Allora, non vi faccio vedere la intro che praticamente sono quattro stronzi che praticamente, anzi, tre stronzi che trasportano uno stronzo di colore, un po' povero stronzo comunque, così davanti a un portale stanno tipo, ok, bastardo, leggi, là c'è scritto che ci sarà dell'oro, le leggende dicono là c'è dell'oro, leggi sta roba, apri il portale, apri il sigillo. Lui comincia a leggere, si attivano le orde di nemici. Lui prende e dice: ok, così la chiave è il sangue. Venite altri due stronzi, aprimo sta porta. Apro il portale. Ok, chiudi. Ok, questi qua sono tipo i miei personaggi. Sì. Comunque, diciamo, prendono, aprono il portale. Appunto, diciamo, riescono a passare, però solo loro tre perché la terza persona. Uno di quei due che era passato prende, chiude la porta, comunque taglia un pezzo di catena, casca sto cavolo di macigno gigante, la porta prende, quindi fa cascare la porta e il tizio resta fuori e muore, quindi sta tipo, oh no, mi dispiace, è morto. Vabbè, comunque dove cazzo è l'oro qui? Quindi ributtano il tizio là addosso al pilastro e gli dicono, ok, leggi, c'è deve sta l'oro qua, leggi, fai spawnare l'oro, slash give player, vabbè, che cazzo della. Comunque li può prendere. Lui comincia a leggere. Sta tipo, raga, questo qua è un portale evocativo, un tempio, un qualcosa, non c'è l'oro. E praticamente viene sto tizio qua, sto Voldemort storto. E praticamente, diciamo, tizio si alza in cielo e comincia a contorcersi. L'altro viene buttato contro un pilastro. E quello là, appunto, costretto, diciamo, a leggere così perché lui voleva solo la conoscenza, non voleva ricchezze. Però prende appunto, pure lui viene sbattuto su un pilastro, dei cosi di sangue che si congiungono e viene fuori tipo quella psicofregna che è Lilith. Sì, una psicofregna che vede pure nei cartelli, che tipo che era in Australia, c'è stato tipo tutto quanto lo scandalo per il cartello che spaventava i bambini. Sì, ecco, tipo quelle cose lì. Comunque, oh, ciao Donny, hello, ah. Ah, la Avatar Selection. Ok, ci stanno pure dei problemi col modello 3D, sto vedendo. Se lo cambio? No, mi sta dando dei problemi con tutto. Oggi dà tutto problemi, eh. Oggi non c'è una cosa che vada bene, no? O track clip motion. Oh, tua mamma. Insomma, vabbè, vaffanculo, raga. Vado un attimo e mi risistemo. Apparentemente una paralisi facciale. Cosa che non mi stupirei se avessi nella vita vera, però riesco ancora a parlare, quindi non penso di avercela. Cioè, però, tipo, seriamente ci mancherebbe solo quello, Dio. Bellissima creatura del cielo. Dai, ok, adesso va meglio, adesso ok. Ah, che bello. Qui ci sta il cazzo di computer che sta andando letteralmente a fuoco. Mi sa che nell'ultimo live non ero presente perché sono in viaggio. Ah, no, tranquillo, tranquillo, no problem, no problem. Allora, c'è Negromante. Comunque conta che pure io ho fatto pochissime live in sto periodo. Guarda che mi si sistema. Il modello 3D se ne va a puttane la live. Il PC che non regge, mi sa. Mi sa che è il PC che non regge. O il PC o regge una cosa o l'altra. O io o il gioco. Decidete cosa volete vedere. Comunque, vabbè, io non so se farmi il tagliagole come l'altro personaggio. Comunque avevo cominciato e cancellare quindi cazzo bubolo. Tanto suggeriscimi se aspetta, io qua. Non so come faccio a cancellarlo indietro. Vabbè, non so come farlo a cancellare, però va bene. Ah, elimina. Allora, voglio cancellare intanto Geltrude perché è il suo del mio grande errore della mia vita. Geltrude. Ok. Gazzobubolo me lo tengo più che altro tanto per. Però se me ne faccio un altro di tagliagole. Cioè, almeno mio fratello dice che tagliagole è figa come classe.
E due lepri con la fibra. Fibra! E qua invece a casa mia ci dovrebbe essere la fibra, ma la connessione fa comunque schifo, quindi niente live. Comunque, tagliagole, coso. Comunque, ripeto, io ho potuto fare pure poche live in sto cazzo di periodo, ho visto visite, roba, cazzate varie, ho potuto fare poche live. Pure quando volevo farle, tipo che era wow, finisce la scuola, faccio live, non è un cazzo vero. E verso fine mese mi dovrò tipo stare qualche giorno tipo sdraiato completamente a letto in the hospital, quindi pure là penso niente live, forse just chatting. Non so in che cazzo di stato mentale sarò, quindi boh, però probabilmente just chatting. Forse quella posso fare. Martedì sta tremendo, porca puttana. Comunque sì, se tagliagole rifaccio. Domanda. Ah, psicofrenia o psicofrenia? Se stavolta qua faccio un tipo, perché visto che cazzo bugia c'è. Allora, non voglio rifare Stereocontos pure su sto cazzo di gioco. Perché io ormai su qualsiasi gioco rifaccio Stereocontos, è più forte di me, quindi non lo so. Domanda, butta un nome di un perso, cioè che potrei dargli. Non so se personalizzarlo oppure no, visto che non so quanto si vedrà. Ma no, così sei troppo scuro. Così sei figo, ma così sembra molto più penoso così. Così, aspetta, no. Così è tipo un mio compagno di classe, tipo Samu. Così sei figo. Colore degli occhi, ti faccio proprio nero, proprio. Provo a ricrearmi su sto gioco. Ma posso ricrearmici? Aspetta, con gli occhi posso farli com'è il colore più o meno rosso? Faccio più o meno così. Non so se tipo posso tipo ricrearmelo. Oddio, potrei ricrearmi. Più o meno. È un castano però molto poco così, invece così. Così poco rosso, così. Così sul rossiccio. Acconciatura. Potrei provare a ricrearmici, forse in una versione molto più cazzuta. Ci sta. Ci starebbe. Poi mi compariva la pubblicità di Diablo e come slogan era liberaci dal male. Amen. Ma comunque se è per così mi faccio per così. Peli del viso. Oddio, così sei letteralmente Samu, porca puttana. No, non penso di farmici la barba. Però così è la faccia troppo da bravo guaglione. Così no, così è troppo incazzoso, però. Così ci starebbe. C'ho un po' di pizzetto in realtà, quindi boh. Non lo so. E così ti vede troppo bravo ragazzo, quindi. Ah, questo qua cos'è? 8? Un po' di barba così, così è proprio niente. Però potevo dargli la faccia da bravo ragazzo, intanto prende tipo squarto la gente. Però pure così non è tanto da cattivo. Cioè, in generale ha lo sguardo da bravo ragazzo, quindi gli darei questo. Fai Johnny Depp. Perché dovrei fare Johnny Depp? Johnny Depp il tagliagole? Sai che ci potrebbe stare? Però, cioè. Potrei fare più personaggi intanto, perché da già Johnny Depp forse li vedi sul viso. Ci stanno con i baffetti e il pizzetto, ci assomiglia, però dovrei fargli i capelli più. Aspetta. Più simili a un. Forse. Con questo. O qualcosa con più rastro, perché se volessi proprio fare. Però sì, più o meno è così il suo taglio di capelli. Cioè, Johnny Depp è tipo. Aspetta, no, cazzo, ho sbagliato. Allora, è più. Vabbè, sì, nel senso ho capito che intendevi. Tranquillo.
È più un così, no? Con i baffetti. È un po' così. Sì, era un po'. È un po' così. Forse così c'è posto. Non è proprio perfetto, però comunque è quello che ti si avvicina di più, secondo me. Se non i capelli. Perché se no non ci stanno sciolti in giù in quel modo. Forse così se tu dovessi fare Johnny Depp. Va bene, Johnny Depp il tagliagole, va bene. Non so se poi posso cambiarmelo però il personaggio. Se dovessi fare Johnny Depp allora dovrei pure prendere. Ecco, tipo un così. Cioè, Diablo è tipo come un MOBA fatto meglio di loro. Non lo so se definirlo effettivamente un MOBA. Cioè, perché il League of Legends, io cioè, almeno per quello che vedo, è sempre considerato un po' diverso. Non lo so, non saprei. Comunque, vabbè, allora se vogliamo optare stavolta però per Johnny Depp. Così che pare di bommenato, sembra qualcuno dei Tokyo Hotel. Fare Johnny Depp Tokyo Hotel? Non lo so. Non so, aspetta, MOBA cosa viene inteso per lo più? Aspetta. Cioè come. Cioè, più che altro è un più un MMO, cioè online, comunque non lo so. Multiplayer online battle arena, italiana è tenente arena di battaglia di multigiocatore, conosciuto come Arts. Sono un sottogenere di viaggi strategici in tempo reale, una mappa chiusa da due squadre. Non è due squadre, cioè, almeno per quello che so è. Non è due squadre, non è, cioè, è quel tu saccagni nemici, livelli, è molto più alla Ultima Online. Forse più alla Ultima, lo vedo. A livello di cose, cosa l'armatura è molto più un RPG, è molto, almeno per quello che vedo, è molto più strategico RPGioso. Molto appunto alla ultima per quello che ho visto dalle fasi iniziali di gioco. Però un'ultima con un po' più di storia, forse. Infatti, fino ad adesso mi sa che era soltanto forse in locale, ma neanche. Cioè, tipo il multiplayer, ma non è obbligatorio il multiplayer. Quindi per questo qua non lo definirei un MOBA. Spero che non si possa personalizzare il PvP come su Cyberpunk. Non devi scopare su sto gioco. Così forse. Guardate, prendete il mio pugno. Forse questi qua con tipo la. Forse così ci sta. Ecco così. Blu? No, così. Così sei perfetto. Johnny. Johnny si chiama così? Giusto? Era così Johnny. Johnny. Ciao John. Aspetta, no, ho sbagliato. Era prima la O e poi la H. Johnny. 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 Aspetta, posso fare tipo Johnny il profondo? Non posso fare Johnny profondo, forse John profondo, però neanche, sa. Lo tengo Johnny, ma sarà Johnny il profondo in questo. Johnny il profondo. Ci posso vedere. No, Johnny the Deep, no, vaffanculo, non posso, vabbè. Johnny e basta, Johnny vaffanculo Johnny. Spero che non sia un PvP ma un MMORPG. E infatti è molto più così, cioè, dico molto più alla.
World of Warcraft o alla Ultima Online, cioè proprio cosa di gioco è molto alla Ultima Online, ripeto, cioè, almeno è uno degli unici che ho giocato perché era gratuito, quindi lo posso paragonare forse solo a Ultima. Che schifo il PvP, anzi sembra Tony Stark, sembra. È Johnny il Profondo da adesso, ok? Johnny il Profondo. Sanctuarium non fu pensata per l'umanità. Era un rifugio dalla guerra Io qua ho tra i skippato tutte padri le intro, infatti quella di celesti prima e l'avevo, cioè infinite dei quattro leggende. stronzi, l'ho vista mo'. Invece, E questa la sto vedendo adesso, vennero perché quando ho luogo campo di giocato su battaglia Play di un 5, eterno visto che non c'ho tanto tempo, ho conflitto. skippato. Un gruppo segreto, gli Oradrim, tenne al sicuro i mortali. Ma ora questo potente Il bro in ordine realtà sta ritorna giocando a nella Red Dead propria terra Redemption natale. 2. E gli antichi creatori di Sanctuarium sono tornati a rivendicare A l'umanità. Sanctuarium erano quelli là, il posto dove Questa è la stavano storia i della quattro stronzi mia umanità. praticamente. Cioè, i tre stronzi e il nero. Che buono lui. Però ha evocato pure lui Lilith, quindi i quattro stronzi. Non facciamo distinzione in base ai colori, cioè sono completamente rosa. Fashion, quindi non si critica. Wow, ossa, morte, teschi, ossa. Ah, ecco perché tipo ci ritroviamo in mezzo a una cazzo di grotta all'inizio. Cioè, raga, io ripeto, io non ho visto i cose qua di gioco, le cinematiche, tranne quella di Lilith al tempio perché è figa. Perché è figa. Bella sta statua. Io mi sussulto, Johnny, sforzo. Piange in spagnolo. Sospiro frustrato. Noi non parliamo, noi mugugniamo, cazzo. Cazzo, comedy comica in communicate parla più di noi. Ma si hanno squartato il cavallo. Adesso ti ritrovi tipo Gatsu qua davanti alla cavolo di cane. O quello il tizio teschio, stiamo tipo. Sta arrivando l'eclisse, Rigel. E non mi chiamo Rigel quel cazzo che è. Siamo tipo morti con il classico dolore. Tipo più o meno altezza milza dopo che tipo fai tipo 5 metri di camminata. Quel classico dolore. Cosa sono due differenze che tipo lui si è risalito un'intera montagna. No, c'è una cosa lì giù. Si sta avvicinando. Svegliati, 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 testa di cazzo, svegliati. Cos'è un lupo? Non è un lupo quello. King di The Outhouse, King! Ma che cazzo ci fai qui? Ma che ci fai in diablo? Sì, praticamente hanno ammazzato il cavallo. Abbiamo camminato, adesso ci è venuto King di The Outhouse a Aspetta, salutarci. preparo migliore prima di congelare. Comunque, ecco, cioè, per farti capire più o meno questo qua è il tipo di gameplay. Ripetere per tutta la durata del gioco. Lì invece stanno tipo degli animali. Ecco, pure qui ci sono degli animali. Però qua è molto stupido. Questi non sono tanto stupidi. Ecco, però sì, cioè, diciamo che va abbastanza spedito come gioco, almeno questa prima fase. Ho deciso di portarlo perché diciamo la prima parte scorre abbastanza veloce.
successivamente non lo so. Al massimo ogni tanto potreste forse vedere tipo dei gameplay con mio fratello, non lo so. Sfrutto gli alberi come muro. Minchia, saccagno pure i corvi. Bastardi, venite qua. Non c'è niente. Non c'è niente. Però posso distruggere un po' di tutto. Questa qui è una parte molto figa, ecco. Ecco qui, diciamo, è la parte del metà del villaggio abbandonato, sì. Villaggio abbandonato, poi. Sì, è un selvatico, sì. Ah. Che sta succedendo qui? Taci, Oswin. Mi dispiace, viandante. Giungi in un momento difficile. Questo pazzo si è presentato al villaggio e ha iniziato a causare guai. Demoni, dalle rovine. Ci uccideranno tutti. Tutti quanti. Rovine? Di che parla? È un truccato. So che significa. Vieni, ti spiegherò. Allora, voi aspetta, una cosa un po' divertente di questa cosa qua è la prima volta appunto che ho giocato a Diablo. Sto facendo tipo in party con dei miei amici. E praticamente io ho detto tipo che cazzo c'è sta qua uno psicopatico. Un mio amico, Kevin, praticamente, prende e sta tipo... No, aspetta, prende, sbotta a ridere, sta tipo... Non puoi capire, lui sta giocando a Cyberpunk e c'è letteralmente qualcuno chiamato Cyberpsicopatico. E ero tipo, frate, ma che cazzo? Il timing, il cazzo di timing. Occhio, che quello morde. Diciamo che comunque più o meno so come dove andrà a parare sta povera cosa. Non posso accoltellarlo qui. Cioè non posso agire nel senso di ammazzare gente. Comunque so che qua le cose andranno molto male. Stai bene? Eh? Hai detto qualcosa? Sorda del cazzo. Se Devmir si prende troppo spazio al fuoco, dagli una spallata. Il fuoco è messo bene, ma dovrei tenerlo d'occhio un altro po' per evitare che si spenga. È veramente un riparo dalla bufera. No, ma da angusto, cioè stavo in una grotta che 2 secondi fa. Che posto è questo? Il nostro piccolo villaggio non è nulla di che, ma è la nostra casa. Un villaggio del cazzo. Puoi dirmi della gente di qui? Si è insordita un po' lo scorso inverno. Dovrai alzare la voce in sua presenza. Faremo il possibile per lui, anche se per ora potremmo doverlo tenere nel capanno. Ha cercato di staccare le dita a Oswin. Staccherei pure a te, Dio santo. Levati da quel cazzo di fuoco freddo. Non è vero, preferisco stare al freddo. Con il fottuto condizionatore acceso tipo a 20 gradi. Perché cioè se volete che faccio delle live, devo per forza mantenere una temperatura decente... Per non essere completamente rincoglionito mentre gioco. Ci puoi proteggere da cosa c'è là fuori? Non sappiamo dove altro andare. No, non lo sapete, no. In quelle rovine, prima che abbia la possibilità di uccidere me. Davvero? Oh, grazie. Oh, grazie, ok. Quindi dobbiamo andare a più o meno proteggere il villaggio. Dal nulla. Cioè perché c'è. Al massimo qua cos'è? Un orso? Wow. Pericolo del bosco. Ragazzi aspetta. Faccia abilità. Ed era una di queste. No, ah, porca puttana, aspetta. Oh, voglio un attimo prendermi l'abilità, teste di culo. Era una di queste qua. Assalto era con le frecce. Era tipo qualcosa che c'entra con le frecce. Forse era questo. Un guizzo di lama. Cosa che mi porta all'arco?
Arrivo qua con le frecce. Ecco. Che adesso posso fare gli attacchi con le frecce. E non mi ricordo più però con quali cazzo di tasto era quello là della spada però. Non mi ricordo con che cazzo però si poteva attaccare la spada. Cioè la spada comunque i cazzettini. Però già c'ho questo. Però sì, adesso c'ho l'arco. Io conto che tipo ho capito molto molto più avanti come cavolo si usasse l'arco. E che era tipo collegata a delle abilità. Cioè prima di tipo metà dungeon, dopo sotterraneo, poi lo vedrete. Io praticamente ho fatto tutto quanto di lame. Ok, prendo questo. Ci sono pure gli scheletri. Eh sì, è un po' di merda, è un po' fantasy. Ecco, questo qua è il dungeon. Dovrebbe essere questo qua tipo il dungeon. Porco giù, non riesco a alzare le braccia. C'ho dei dolori assurdi, cazzo. Io prima devo fare sto, tutto sto coso. Aspetta, ho una domanda. Aspetta, no. Devo prima fare il dungeon e poi dopo che l'avevo sconfitto. C'è una parte che non mi ricordo se andava fatta prima o dopo, però nel dubbio comunque andiamo avanti. Non mi ricordo se una parte come andava fatta di preciso, però boh. Tanto quasi ci stanno tipo scheletri, ci stanno proprio tipo dei diavoletti, mi sa altre bestie in sto posto. Cioè, immaginate tutto l'armamentario fantasy, ecco, di schifo. Ecco, praticamente qui c'è. Allora, abilità. Assalto rivolgente. Ma devo salire prima di livello. Qua ancora non posso fare niente, ok. Giochi da PlayStation. Sì. Sto giocando da Play 4. Più che altro perché da Play 5 adesso ci sta giocando mio fratello, quindi non posso. E poi per le live ho il computer per forza in camera mia. Quindi per le live penso per adesso per forza PS4. Mi dispiace però cazzi vostri. Tanto non è che vi cambia tanto. Più che altro io che ho il pad che ha il delay della Madonna. Però comunque io ormai ci ho fatto l'abitudine a giocarci. Cioè già non è che abbia tutti questi riflessi, quindi me ne frega il cazzo. C'era un modo per utilizzare le lame che non mi ricordo però. Come cazzo si utilizzavano le lame? C'era un modo però non ricordo. Dannazione. Ci ho giocato pure poco, cioè pochi giorni fa. Questo qua diciamo era avere cazzo di memoria corta. Questi sono i cazzo di problemi. No, di qua non c'è niente. Di qua. Però sì, ok, non mi sa che prima c'era il dungeon e la boss fight. Però l'altra volta ero molto più equipaggiato. Tanto più equipaggiato. Non so perché qua non sto a trovare niente per equipaggiamenti. Cioè ne avevo trovato già 200.000 di cazzo di equipaggiamenti. Non so perché mo non li sto più a trovare. Sai che tipo dovrei distruggere gli oggetti, più cose? Che cazzo sei te? Via! Hai cagato il cazzo?
Vai via, capitano scheletro. Sono io, il capitan Jack Sparrow. Le cose non mi servono qui. Abilità. Era o questo o questo ho preso. Forse guizzo di lama. Però non mi ricordo più come cavolo si faceva a utilizzare le lame. È in uso, ma non mi ricordo, cioè non mi fa più usare. Non so perché non li posso, non me li fa utilizzare. Non lo so perché non me li fa utilizzare le lame. Vaffanculo, non ti miro, ti lascio mirare dal gioco. Non c'è un cavolo. Casse. Solo oro. Casse. Neanche l'oro, un cazzo. E qua dove ci stavamo prima? Quindi no, non ci stanno altri posti dove andare. Qua tipo si fa cerchio. Non so appunto se prima dovessi fare qualche cosa o se è indifferente. No, non c'è niente. E poi questi qua è paccottia praticamente. Quindi mi sa che devo tornare a mano indietro, eh? Sì, me ne devo tornare indietro, me ne torno allegramente alla mia bella cittadina. Bella no, cittadina neanche, perché è un paese di tipo due persone. C'è due, vabbè. Almeno 4. Che non so 4 quanto possano cambiare da 2, però va bene, cioè. Ok, uscimo e andiamo di nuovo al villaggio. Che quel cavolo è per la missione, cioè. Che poi prima ando pure per di qua. Tunica in pelle, equipaggiamento migliore. Ma comunque non ci sta su niente qui. Allora, mappa, c'entra il zoom, chiudi, aspetta. Esplora la profondità delle rovine dell'urlo raggelante. Ma lo sto facendo. Ma che cosa devo fare di più? Cioè, c'è sta qualche. C'è una parte che non ho esplorato? O mi si è buggata la missione, perché io c'era una parte in cui non so se era prima, cioè, però qua non va, non c'è un cazzo. E non posso utilizzare le lame per qualche cavolo di motivo. Aspetta, domanda, se qualcuno sa, ci sono dei cazzo di tasti particolari, perché qua non me li fa proprio, cioè. Non mi fa proprio più utilizzare quelle cosettine di merda.
Ah, perché mo ho basato tutto quanto sull'arco. Ah, perché mo adesso invece no, me lo sono basato invece sul coso, su... Qua l'ho basato direttamente sull'arco invece delle lame. Non so se ho fatto una cazzata oppure no. Però comunque tu si sentono i genitori di là che litigano. Molto, molto fnui, molto fnui, direi, molto funny. Però cioè io ho esplorato l'esplorabile, più di questo cosa devo esplorare? Ah, di qua, è vero. Ecco dove era boss fight. Non stavo trovando la stanza. Dovrebbe essere per di qua quella boss fight, giusto? Sì, ok, era per di qua la boss fight. Qua, ecco. Era meglio che non facevo l'arco. Perché, ecco, mi ritrovo con dei nemici del genere. Però è utile l'arco. Quando invece mi ritrovo gente peggiore, tipo aspetta il caduto, tipo questi. Cioè con gente del genere l'arco invece ci sta. Ecco, questi qua sono quegli stronzi, ecco, che evocano gli altri bastardi. Ok, intanto vado un po' in giro e lutto, lutto un po'. Che non ci sta un cazzo da lottare, perfetto. Ero equipaggiato molto meglio all'altra cosa, però forse avendo scelto una build più fisica, il gioco ti premia di più con diciamo, dell'armamentario, delle armature magari più prestanti. Spero che non si sentano i miei litigare. Ma che ha cagato il cazzo, te ne rendi conto? Base. Lame serpeggianti. Però questo qua quindi è delle lame. Quindi questo qua è per l'arco, mi sa. Forse perforazione. Proprio via colpo fortunato. E però qua è le lame. Perché non posso usare più le lame? Perché il gioco non mi fa usare le lame? Lancia abilità, rallenta nemici. Ok, adesso c'ho da lanciatore sempre. Ok, uno qua lo sto facendo praticamente di sole lame, quindi di distanza. Che diciamo che è abbastanza rotto il fatto di poter attaccare a distanza in sti casi. Intanto fammi un attimo prendere bello. Ah. Poi dopo sto pomeriggio dovrò prendere altre pasticchette. Almeno verso stasera, mi sa. Vabbè. Ok, devo dire che è abbastanza figo come gioco. È un po' ripetitivo il fatto dei tasti, le cose da premere. Però è figo, dai. Tu che cazzo a seguirmi, pure tu. Oh, ma me l'aggancia. Porco, madonna, ma beduina, non me l'aggancia.
Ho trovato una balestra, ma se mi... non so equipaggiarmi la balestra. Aspetta, devo un attimo vedere per una cosa. Allora, ci sta qualcosa da lottare qui? No, no, niente loot, no loot, no loot. Allora, per forza, per tipo... Non c'è sta niente da rompere, niente. Ok, non danno oggetti. Perfetto, non c'ho un cazzo. Sta andando. Aspetta, però. Cosa? Che forse è più forte l'attacco però con la balestra. Sacerdote decapitato. Tocco il sacerdote, ecco, ed è qua che spona sto coso. Questo coso è uscito fuori da Doom, che ha più o meno gli stessi attacchi di un coso, di un King Dedede, pure qua con l'evocazione dei cosi felini. Quando aspetta, c'è una parte, ecco, che gli attacchi per così è molto King Dedede style. Poi quelli devo fare un botto di pozioni, cioè... Ok, vieni qua. Tu non mi ammazzi. Ah, cazzo. Vaffanculo, mi ha messo all'angolino però. Mi ha messo all'angolino, 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 non ci sto. Io all'angolino non ci sto. Vieni qui. Ok, è molto un po' più, diciamo, aspetta, attacca rispetto al battle mesh che devo utilizzare con quello ravvicinato. Appunto qui c'ho lame così, questo più prestante, un arco migliore e dei piedini migliori. Gambali mi sa che ancora però non ce l'ho, però vanno bene lo stesso. Va bene pure senza gambali fighi. GGVP man, diciamo abbastanza semplice, cioè si fa adesso. Sì, poi qua non potrei forse andare avanti? Però devo ritornare al villaggio per fare tipo a mo' di eroe. Il problema è un altro. Il problema è che... Allora, aspetta, questo qua mi sa che è ancora qua dentro. No? Se n'è andato il tipo. Bastardo d'un monaco. Mi ha colpito nelle budella ed è scappato tra gli alberi. Ok, questo qua non l'avevo visto, è che ero poi direttamente andato per di qua. Le vecchie rovine sono libere. Il villaggio è al sicuro. Davvero? Oh, Per per la la luce, luce. sei un dono del cielo. Il Dio Sol, il Mi dispiace, grandissimo Dio ma Sol. non abbiamo Noi facciamo tempo. parte dei grandi piani Possiamo del Dio offrirti dello Sol. stufato, ottima compagnia Una bella pinta. Per La togliere il legna, la sapore dello pinta, la Santa stufato. Maria. Saremmo onorati se ti unissi a noi. Qua Johnny Depp fa quello che Johnny è bravo a fare, cioè bere. È una festa tristissima, è di un triste, cioè sono tipo sei persone in croce che praticamente ballano. Qua ci hanno drogato pesantemente. Qua ci hanno tipo palesemente dato le droghe da stupro. Qui c'hanno veramente le droghe, quelle là del Cessna, quelle là per cui bisogna stare attenti in discoteca.
Apparentemente qui non gliel'hanno mai detto a Johnny, quindi Johnny il profondo, poverino, si è trovato in un bel problema. Un bel gran problema. Guarda, ci guarda e sputa. Guarda che pezzo di merda. Letteralmente il game over di Skyrim. Hey you, you're finally awake. Qua invece il contrario. Poi si sta un cane che si sta mangiando qualcosa. Forse Oswen è un grande pezzo di merda, ma uno di quelli là fortissimi. Poi guarda come ci sta trasportando, cioè manco per gravità dovremmo già essere a terra da quando ci hanno messo su sto carretto. Però va bene, cioè, ok, portaci dove cazzo. Poi ci hanno buttato su un carretto per fare 2 metri dalla locanda qua. Io non sto a capire. Questa è tipo una macelleria di persone. Che ha più aspetto da coso, da Outlast questo che il nuovo Outlast. Ma guarda quanto sto io veramente a Johnny Depp in sto caso. Povero Johnny. Sì, c'è cioè, un botto d'altro sto tipo di cose. Per il sangue della madre, per il suo corpo, tu assisterai alla sua gloria. Si sta imbottendo di fiori Prima rossi. di morire. È tipo la quella cazzo di cosa giapponese in cui tipo la gente vomita i fiori. Anaki, tipo quelle, non mi ricordo come cazzo si chiama, però tipo quel tipo di cazzo là in cui la gente vomita i fiori, ecco. Vai, vai, psicopatico del villaggio. In realtà è un monaco con un simbolo steampunk sul retro della Stanno testa. arrivando tutti quelli del villaggio. Alzati. Alzati. Prepariamoci a combattere. No, tipo ancora sbronzi che stanno. Che cazzo succede? Che il Signore sia con noi. Non posso, no, l'abilità mi sa di no, però qua la mia prima cotta di maglia forgiata sulla mia taglia. Ah. Vabbè, vaffanculo, qua non mi punta il nemico per qualche cazzo di motivo. Potevi dirlo senza morire, però. Spero che non si sentano i miei. È il volume della play abbastanza alto da coprirli. So se è il folle del capanno. Pazzo, quegli eretici mi hanno drogato. Sono tornato dalle rovine, proprio come te. Dalle ruine. Sono fuggito. Ho cercato di entrare nella cappella, ma era chiusa. Ma è mai questo? Petali di sangue. Di sangue. Me l'hanno ficcati in bocca. Me li fatti Non l'avrei mai fatto mangiare. mangiare. Un rituale blasfemo. Come l'hanno appreso?
Forse la risposta si trova nella cappella. Sì, hai sbagliato, perché la mano è qua troppo fredda. Lo sto in live. Lo so, ma mi viene il mal di testa male se sto al caldo. Ma così ti viene il mal di testa peggio, è troppo caldo. Ma se io sto col caldo sto ricoglionita frascica. Mi messo... puoi lasciare così? Mo lo metto a biomedificato e sto in live. Dio santo, sto in live. Sì, ma così perché così sarà ghiacciata, via qui. Oh merda, io voglio farvela capire che porco Dio, non mi ricordo manco come mi chiamo se fa caldo. Voglio farvi sta a voi così, cazzo. Giuro, manco dopo 10 pere state così, voi vorrei vedere come riuscite a capirci qualcosa. Dio merda. Se al cazzo voglio il fresco. È caldo, non riuscivo a infiammarmi del cervello, porco Dio, voglio un attimo capire. Voi come cazzo ci veste? Dio merda. Stanno a litigare fra di loro, cagano il cazzo pure a me. Voglio cagare il cazzo, voglio star fresco, voglio star bene. Oh, sì, comunque questo qua è un piccolo assaggio di quello che succede quando ero del culo a uno dei miei. Non posso ancora farlo. Dove facevi andare? Il sacerdote della città non mandava più le decime e sono venuto qui per scoprire perché. Avvicinandomi al villaggio ho sentito dell'oscurità attorno alle rovine. Sono andato a indagare. Ho trovato il corpo del sacerdote. Demoni. Ho scioccamente cercato rifugio nelle esche. Ah, mi ha visto la chiamata gli dalla testa. Lo conosci. Petali di sangue. Come quelli che ho mangiato. Tutto vero. Qua ci dà la visione. E qua abbiamo la visione del coso. Ripeto, meno male che non mi segue un cazzo di nessuno, ripeto. Meno male. Perché non voglio essere, perché non fai live per questo pure, per questo. Che vergogna. Nostro padre vi ha indicato una via per la salvezza. Eppure deviate da essa a ogni occasione. Perché è divertente. Bevete, andare contro le regole. Scommettete, bramate, rubate. Vergogna. Questo è tipo persona che si lamenta del Twitch streamer medio. O almeno si lamenta. Stava appunto dello stream Twitch in mezzo, cioè perché è il loro diritto di almeno prima si poteva scommettere, adesso non più. Non gioco d'azzardo. Figli miei, vorrei averla come madre. Figli vengono a divorare il nostro mondo. La salvezza non è nella luce, ma in voi stessi. La fede vi ha insegnato a negare i desideri del vostro cuore e vi ha resi prigionieri dentro di voi. Per questo sono ateo. E per questo che non prego. Non prego. E scoprite chi eravate destinati ad essere. Spezzate le catene. Gli occhi che cambiano, sembrano tipo i cosi là del drago di The Legend of Zelda, con un botto di gente ci fa le fan art. Resistete,
Non cedete alla sua tentazione! Che cazzo fai? Poi magari un simbolo sacro. Mami, sono io. Ho dato alla luce tuo figlio. Gliene frega un cazzo che è il padre dei suoi figli. Frega un cazzo che un coso non farebbe. E lei che intanto se ne va. Si sono risvegliati, madre. I primi di tanti. Dirigiti alle steppe aride e continua i preparativi. Ora inizia il nostro vero operato. Oh, ed è lei che così continua. E loro quindi hanno quella del villaggio, già comunque, i primi risvegliati. Sia ringraziata la luce. Quella è tipo, vabbè, di repente siamo tipo collassati. Sei crollato all'interno. Credevo che l'oscurità ti avesse colto. No, tranquillo, sono un po' di svenimento. Ho dato alle fiamme questo luogo dannato. Cosa ti è successo là dentro? Ho avuto... una visione. Una visione. Un demone cornuto. E che demone, vorrei dire. Che i signori degli inferi stanno arrivando. Voleva aiutare gli umani a sopravvivere. Aiutarli? Li ha chiamati a modo suo. Figli. Ed essi la accoglievano come una madre. Madre? No. Non può essere. Devo riferire alla cattedrale. Ascolta, c'è un eremita a est. Un uomo dalla dubbia lealtà, ma conosce bene il proibito. Potrebbe esserci utile. Portalo alla cattedrale di Kyovashad e riceverai il favore della luce. Vogliamo seriamente avere il favore della luce. Vogliamo seriamente avere il favore della luce. Io non so se voglio avere il favore della luce. Guarda che sono stanno le batterie. No. Altare di Lilith, non so cosa faccio quest'altare, però va bene. So oggi che cazzo gli prende a loro, dio merda. C'è una pozione. Ok, no, ok, l'ho raccolta la pozione, ok. Cioè non bisogna manco le pozioni, ok. Oh. Dio santo, manco le cazzo di batte. Non è che stanno nel mobilettino. No, guarda che stanno il primo che siete accanto a te. Allora prendi, intanto però sto in live, cerca di cosa, perché se no stai davanti a non si sa quante persone vedranno sta live quando la ricarico, che mi hanno sentito e mi sentiranno. Oh Dio santo. Come cura, pure se ce n'è bisogno, tanto non avvicini sempre le pozioni al massimo. Riuscite a tenere una cazzo di porta chiusa, ma vi spegnete il condizionatore, poi mi fate collassare al caldo. Poco per ritroverete essere tipo così a parlare, porco Dio. Mi serve più tempo. Tipo, Dio Madonna. Sta al fresco perché almeno riesco a essere come una cazzo di persona umana. Se sto al fresco, no, un cazzo tipo avere dalla vita. E questo qua dà solo del cavolo di oro. Ma perché degli animali hanno dell'oro? Perché si mangiano dell'oro? Cosa sono, porcellini? Ma cazzo sono salvadanai? Non so lui, sono salvadanai questi. Normalissima giornata nelle Tognilandia, sì, cioè... Posso ancora farlo.
normalissima giornata, prendi, vai in chiesa, a un certo punto viene una tizia psicofregna che fa piovere petali dal cielo e ti accoltellano, cioè normale. Non so, ho fatto una cazzata. Cosa adesso? Non danno niente questi, no, i cerbiatti non danno niente, però i lupi sì, che è sta mafia? Cerca risposte dall'eremita. Allora, qui cosa c'è? Oro, oro. Questo qua non così, questo qua non c'è così, questo qua è una spada corta. Non so manco se la posso utilizzare una spada corta. Posso ancora farlo. Allora, questo qua è un oggetto che posso prendere. Questo è così, questo qua sono finalmente dei pantaloni, questo qui è finalmente qualcosa da indossare in capoccia. E così c'ho i pugnali un po' più forti. Ok, almeno sono un po' più equipaggiato di prima. Non posso ancora farlo. Sono leggermentissimo più equipaggiato di prima, dai. Buono così. Che cazzo di versi fanno i cervi qui? Oro, oro, un diamante per un sì. No, i ragni, che schifo. Questi sono grossi quanto misti, cazzo di ragni. Sono grossi quanto me, guarda lì! È mamma ragno! Oddio, no, che si calano! No, no, che... Raga, mi fa impressione, raga! Qualcuno la ragno si interrompe qui! Per buttarmi tutto avanti, ma non dei cavolo di ragni. Schifo. Qua hanno delle corazze in pelle. Ti danno delle fottute corazze. Cavolo. Però voi questi qua me li posso vendere. Serve più tempo. Cerchio le aree segnalate usando. Ah, serve abbassarsi quindi cerchio. Ora si è bloccato il gameplay. Bene, perché era pieno di ragni. Non so quanto vi piaccia a voi vederli. Ma poi più che altro questo qua è il risultato dei miei che entrano ed escono in continuazione dalla camera e mi spengono. L'unica cosa che mi fa funzionare il computer. Ok, poi se si riblocca riditemelo, perché qua non si sa mai. Ok, adesso dovrebbe andare, sta andando. Un'altra balestra? Qui c'è solo dell'oro.
Qui non c'è niente, il nulla, qui oro. Bacche. Via, voglio le mie bacche. Ah, così c'ho tutta quanta la roba utile. Pesce. Eh? Non so che cos'è. No, ok, ok. Niente di che guantini. Guantini inutili. Altre bacche. Non so proprio quando si potranno fare pozioni o se le devo dare a qualcuno per farle. Ah, qua c'è della roba. Altre balestre. Tutta quanta una parte qua della mappa. Quindi, però dove devo andare quindi? Forse per di qua. Uno strano assortimento di bottiglie vuote. Alcune hanno ancora un odore pungente di spirito. Quindi forse qui vicino, ecco, c'è la persona che ci può aiutare. Infatti è qua. Ah, ma non è il mar de testa di quel tuo soggio, ma quel tipo di mar de testa. E poi sto in live. Da mo che sto in live, vi siete fatti sentire per tutta la live, grazie. Non abbiamo successo. Grazie. Dio santo, poteva essermi una, tipo di quelle cose che seppure mi si è bloccato, sì. Aspetta. No, non mi si è bloccato. È che il televisore adesso non mi trasmette più. Aspetta, non ditemi che... Aspetta, mi sa che è cascata la corrente? Porca ma... Raga, non ditemi che è la corrente. È la corrente. Non ditemi che è la corrente, per favore. Non ditemi che è la corrente. Ditemi che c'è ancora il wifi. Ti prego, ditemi un attimo si sente ancora la roba. Raga, ci siete? C'è ancora la live? Ancora? Aspettate un attimo. Ditemi che va ancora la live, per favore. Ditemi che non è crashato tutto quanto. Ditemi che non è andato tutto quanto a puttare. Giuro, via. Vaffanculo, me ne vado di casa. Ditemi che ancora. Ok. Non lo so, raga. Non lo so. Ok, no, ok. Va. Forse perché non voglio. Ok, no, più che altro perché per un attimo mi sa che la corrente ha deciso di andarsi e fa tipo buon bagliaccio e mi si è spento completamente il televisore. Ok. Però sta andando. Ok, perfetto. Sta prendendo un cavolo d'infarto. Perché sta bollendo un odore orribile. Sto quasi mangiare persone. Stanley Ballester. Erbe, fungo, non a scopo culinario. A organi, non origano. Una volta il diavolo mi disse, tu non superi mai quella tempesta. Io oggi gli ho detto, adesso fa artigiani della qualità, inoltre sono un surgo. Frate, penso che il diavolo si sia tipo tolto la vita da solo dopo che ha sentito quello là che hai detto. Comunque no, aspetta fammi un attimo. Adesso si è praticamente bloccato il gameplay. Ok. Perché ho smosso un mobile... È venuto questo. Di frugare fra le mie cose. Gente della godita. Abbia almeno la compiacenza di cenare con me. Ho una fame da lupi. Sei molto strano, frate. Però dai, sei abbastanza simpatico. Sicuramente è più strano di quelli, ma sarebbe più normale.
Magari lo fosse, ma è la verità. Tratto da una storia vera. Perché ho avuto quella visione? Ringrazio gli abitanti del villaggio. Ti hanno dato il sangue di Lilith. Ecco perché qua mi sei riposato l'aria, infatti, il mi si è infiammato l'occhio. Di un demone, non di uno qualunque. Quindi, ma devo fare la figlia dell'odio. Conosci il dolore che provo, l'ha provato pure lei con... Dio merda, sa che si distingue. Ma questo mondo è opera sua. Il suo ritorno è stato profetizzato. Che cosa vuole? Cosa vuole? Bella domanda. Che cavolo lo sa? Sanctuarium è sempre stata intrappolata nell'eterno conflitto. Una guerra tra angeli e demoni. E hanno vinto i demoni. Ma Lilith non è coinvolta. Lei ha un piano tutto suo per noi. Ah. Io sono corrotto. Ancora non lo so. Ma voi due avete un legame. Cosa intendi farne? Per il coso, per il... Sfruttarlo. Rituale. Capire cosa sta cercando. Bene. Allora lo faremo insieme. Riposa finché puoi. Poi inizieremo da chi ho lasciato. Quindi praticamente è tipo... Se non fermiamo Lilith... Io e quello che probabilmente è tipo un mezzo parroco coso, andiamo a scovare Lilith e capire qual è il suo piano. Comunque ho già detto che sono stata a Roma ieri e avanti ieri. In che senso ieri e avanti ieri? In che senso? Cioè ieri, l'altro ieri, cos'è avanti ieri? Un oggi e l'avanti ieri? Un guaritore, sembrano sali da poco. Il riso di pastaggio. All'altro ieri, ah ok. Oddio, io ieri sono stato a Roma per, diciamo, più che altro sono andato in piscina a Roma. Mai idea fu più peggiore per il caldo torrido che faceva. Però, così vicino alla città. Ma guarda, dovevo cagare il cazzo così. Però diciamo che non si sono stato a Roma più che altro sti giorni qua per visite. Diciamo visite cos'è, oppure appunto piscine, roba così. E ringrazio Dio di abitare nei dintorni. Cosa che però tipo se sganciano qualche tipo di bomba su Roma, praticamente pure noi ci scattiamo, però. Almeno non stiamo proprio al centro. Bello trovarsi più per i dintorni. E poi cosa andrà a fare a Roma tu? Serve più tempo. Visitare posti storici così tanto per vacanze mangerecce, non lo so. Mi serve più tempo. Sono andato all'ambasciata Murigana per una roba. Vabbè. Mentre io sono in Abruzzo. It's a secret. Ah vabbè, è un segreto, ok. It's a secret. Va bene, va bene. Dice queste due cose, sono andato tipo a Roma per farmi mettere un dito nel culo da un medico bangladino. Ripeto, io non so come sono passato da un dolore all'occhio a un dito nel culo, però comunque la vita offre quello, sta contenti. Mi serve più tempo. Sarò singolo, ma posso dire di aver avuto un dito nel culo. Per scopi medici, però. Questa qua sono le fasi in cui è diventato un fottuto battle masher e basta sto gioco. Quello che ti dicevo, che più o meno è un po' così. Più che un League of Legends, appunto, è più un'ultima, però molto più battle mesh. Poi mi sembra che tu
difendere un'ambasciata, sei l'ambasciatore dell'Abruzzo tu. L'ambasciatore di sto cazzo, vedi? Io mi aspettavo molto più una cosa classica, la vacanza classica, roba così, e invece no. Mai avrei pensato di vedere tutto. Non so più particolare, ci sta. Cos'è questa Angelo statua? Marius. Avrei sentito quelli della Cattedrale della Luce farneticare del loro Santo Padre. Beh, lui è reale. Un angelo cammina tra noi. Ah, un angelo però sta e qui fra noi. Quando scoprirà che Lilith è qui, il sangue scorrerà. Sono antichi nemici. Ah, quindi ci sarà una guerra. Nella loro faida, a meno che non li fermiamo. Noi dobbiamo fermare sto Santo Padre e sta Lilith praticamente. L'ambasciata americana, comunque. Cosa sei? Una spia? Un agente segreto? L'ambasciatore? Sei l'ambasciatore di sto cazzo, vedo. Sei il sacro ambasciatore. Mi serve più tempo. Sei un agente segreto, non lo sapevo. Sei il principe in cielo che vuole dare soldi agli altri. Vabbè, tu già mi hai donato, quindi tecnicamente potrei anche crederti. Serve più tempo. Però dovresti darmi un po' di più di qualche paio d'euro, cioè se vuoi essere considerato da me vero principe nigeriano. Mi serve più tempo. E comunque se un'altra volta verrai a Roma, più che altro tipo se verrai qua per il Romix, forse mi troverai. Forse non so se travestirmi dal punto da me stesso. Non posso ancora farlo. Così diciamo che la gente almeno così sono un po' più riconoscibile. Alt, per entrare in città bisogna non prima... abbiamo tempo per questo. Si interrompe, non abbiamo tempo, sti cazzi. Non in città. Non in città, c'è tempo e luogo per ogni cosa e questo non è il luogo adatto. Vabbè, confermo nel principio, vabbè, dai, dettagli, dammi dei soldi. Vuoi essere lo sugar daddy di un Axolotl? Vuoi? Bene, allora dammi i tuoi soldi. Aspetta, dove... So che sto giocando... Aspetta, è vero, cioè, sto giocando a Diablo, non devo tirare fuori la pistola, però... Allora, dov'è? Dove l'ho messa? Sto qua sotto al tavolo da qualche parte? Ok, allora, ragioniamo. Tu mi dai i tuoi soldi. Io continuerò a fare le live, ci stai? Dai, fammela rimettere sotto al tavolo, dai. Nel cuore io sono. Quello io sono sempre. chi non arriva a Roma perde la poltrona. Ah, davvero? Sì, non ti posso rompere le palle Irla. Volendo si puoi rompermi le palle Irla. Cioè, se mi becchi. Cioè, io e Coda di Paia probabilmente ci siamo visti in un momento. Perché lui ha visto qualcuno con le stampelle e ho visto un'ambulanza. Quindi. In un momento ci siamo visti, ma non sapevamo di essere noi, tipo ce lo siamo detti dopo. È tipo, aspetta, ma io ho visto qualcuno stampelle, aspetta, ma ho visto l'ambulanza che passava. Wait, vabbè. Però comunque non sappiamo di preciso come siamo fatti, sappiamo che probabilmente ci saremmo potuti incontrare se non avessimo saputo. Però se vuoi, io comunque pensavo che se farò un cosplay probabilmente sarà Gesù Cristo. A quest'altro Romix qua che c'era stato quest'anno ho incontrato un tizio vestito da Gesù Cristo vicino a un tizio vestito da Griffiths di Berserk. Quindi dimmi se vai con qualcun altro così, perché sennò potrei confonderti con tanti altri Gesù Cristi.
Of course, se rimetti attive le donazioni potrei anche farlo. Ripeto, c'è sta il coso là delle tip, cioè dovrebbe essere ancora attivo, penso. Cioè dovrebbe essere ancora attive le tip, perché io le vere e proprie donazioni non ce l'ho mai avute. Cioè, io dovrei essere... Cioè, dovrebbero essere forse attive queste? Sì, dovrebbe essere attive ancora queste. Sì, dovrebbero essere... Sono attive ancora queste. No. Ah, non lo sapevo, cazzo, mi viene scomodo male proprio il tuo aspetto, fammi vedere. Vabbè, dipende, no? Cioè, non obbligo nessuno. Cioè, non è che c'hai un coltello puntato alla gola in questo momento, forse a Romix. Però a Romix ci avrai anche tanta altra gente che ti punterà il coltello alla gola e ti metterà davanti un'immaginina stampata male di Batman e ti dirà, dammi 20 euro, cioè, è per donazioni. Di cosa si tratta? Per entrare a Kiovashad bisogna eseguire un rituale di purificazione, un gesto inutile, ma per alcuni è di conforto. Come osi? È inutile, ragazzi. Fallo passare, ragazzo. Sono anni che provo a convincere Lorat a eseguire il rituale. D'accordo, ma l'altro rimane. Ci vediamo dentro. Prendi un pezzo di legno di cedro sacro dal santuario e incidi il peccato che ti turba. Poi. Ok, aspetta, fammi vedere. Solo il mio Daddy Alex può minacciarmi, è inaccettabile. E il vero è che probabilmente che mi vedi dal vivo, probabilmente saresti più daddy tu che io, però va bene. Pensi quello che vuoi. Non ho ascoltato il dialogo, sto pensando ai saldi. Non è vero. Non posso ancora farlo. Incidi paura nel legno, il rito di pasta, incidi rabbia nel legno. Superbia, abilità. Non c'è nulla, ma scarabocchia su. Posso fare tipo un cazzetto piccolo sul legno? Cioè, io questo qua poi invece mi dici qualcosa, scrivi così, tipo un cazzetto piccolo. Cazzetto piccolo. Vuoi che ti dica l'altezza vera adesso? Lo scoprirai quando mi vedrai. Ripeto, è abbastanza small. Dovevo venire tipo alto, cioè almeno vista la mia famiglia, dicevano no, tu vieni un cazzo gigante tuo come tuo fratello, così. Poi c'è sto io, sto tipo elo, ciao. Con più o meno tipo 90% della gente che incontro. Dovevo avere tipo una famiglia con tutti alti e poi essere così, però dato di mia zia sono venuti un po' più sfigati. Quindi sono già comunque un po' più bassi, quindi è quel... Più o meno posso chiamare puffo qualcuno dell'altra mia famiglia, sono tipo puffetta di mia cugina, però sì. Ma del resto I'm small. I'm fucking small. Tipo non supero il 1,70 m. Probabilmente tipo se cresce la rara Pac-Man diventa più alta di me. Allora, però comunque, allora, le prime due potrebbero rappresentare tantissimo Gatsu di Berserk. Se no, allora, cosa voglio fare? Il mio peccato, qual è il mio peccato? Io non ho peccato. Prendi, ti senti un cazzetto e probabilmente è tipo, finisco nel girone degli ignavi. Però forse potrei... forse di ira, forse di rabbia. Più che paura, forse avidità, non so, forse rabbia. Forse rabbia, forse... Rabbia. Sì. Anche se lo scarabocchiare un cazzettino, secondo me potrebbe essere molto più simpatica come idea. Ma se posso fare più di uno? È una perdita di tempo. Hai detto qualcosa? Va bene. Questi sicuramente andrà una Pac-Man verrà più alto di più me. Tempo. Fatto. Bene. Ho indicato tutti i miei peccati. Come se ti fossi liberato di un grande peso.
Ti do il benvenuto a Kyovashad. Adesso perché ho disegnato pure un cazzetto piccolo sul legno, mi daranno dei punti in più per finire all'inferno, giusto? Questo cos'è? Primarie consumano risorse per sferrare attacchi. Salva. Raffica. Poi dimmi un attimo qua quale cazzo conviene di utilizzare come potere. Se espandono verso l'esterno infliggono ciascuna. Lame serpeggianti, un nemico, le tue lame infliggeranno. Poi un nemico con le tue lame. Non posso farlo qui. No, non posso. Mi serve più tempo. Dai, voglio fare. Ok. Mi serve più tempo. Mi serve più tempo. I've got no time. I've got no time to live. I've got no time to live. Porco di vorrei cantare, ma non so parlare neanche. Allora, che cosa hai scritto su quel pezzo di legno? Scommetto che non c'è scritto proprio nulla. Non ti biasi mai. Allora, pezzi mancanti. Un cavallo, va da qualche parte? In cerca dell'uomo pallido. L'uomo pallido della tua visione. Va bene, va a vedere l'uomo pallido. Qual è il suo ruolo in tutto questo? Ma prima devi recuperare qualcosa di mio, mentre io finisco le negoziazioni. Ah, ce l'ho ok. Mercante nel centro della città. Digli soltanto che ti mando io. Mi manda l'Orax. L'Orax. Mi manda l'Orax per dire salviamo l'ambiente. Letteralmente io un minuto prima del terminare il compito in classe. Vabbè, a te un minuto prima, conta che certe volte praticamente, diciamo, cioè se c'è una scadenza di un finisce l'ora, gente consegna, di solito ci sta chi prende e consegna, pure tipo l'ora dopo ancora, cioè tipo a Carlo l'altra ora andando tipo in classe e stando tipo alla, ho finito adesso, che la prof è stata tipo ti ho detto che dovevi consegnare prima dello scadere dell'ora. Sì, ci sono compagni che praticamente fanno i compiti con così tanto scazzo che preferiscono tipo aspettare un'ora in più, prendere i voti in meno, però almeno hanno copiato bene. Ste di cazzo, devono avere le colli grossi. Ho fatto bene, porco, devi fare vedere io all'esame, porca puttana. Non vorreste mai vedere un mio compito di economia. Mi serve più tempo. Io all'esame praticamente sono uscito tipo per ultimo. Sorta alle 8, sempre io. Alle 7.99 il classico meme. Cosa faceva l'abitante delle rovine? Invocazioni di demoni affinavano tutti gli splendidi doni ricevuti da lì. Ma io mi sveglio alle 6.40, tipo 6.45, ma perché io voglio andare, cioè io voglio fare ritardo con calma, perché tanto esco tipo alle 7.45, quindi mi do quell'un'ora in cui 5 minuti per mangiare, 2 minuti per vestirmi e il resto sono io in bagno a guardare video. Sacrifici, evocazioni di demoni, affinavano tutti gli splendidi doni ricevuti da lì. La cattedrale adora parlare di lui, la prigionia negli inferi, la valorosa fuga, il glorioso ritorno qui nel mondo che creò. Ma non parlano mai di come venire torturato negli inferi per millenni ti renda un bastardo. Vabbè, è vero, vabbè, sul conto che se qualcuno viene torturato un po' stronzo diventa. Presagiva l'arrivo dei primi maligni, il ritorno di Lilith e Inarius, la rovina del nostro mondo. Inarius si è servito della profezia per i suoi scopi personali. L'ha inserita nel cantico della Cattedrale della Luce, presentandosi come il nostro eroico salvatore. E invece no. E invece non era il salvatore che tutti volevano. Così. Diciamo che l'essere dolce che tutta vita rende un po' bastardo. Non so se avete mai letto Red of Healer, okay. Ma penso pure che un berserk più o meno vi faccia capire come essere trattati di merda per tanto tempo rende appunto un po' stronzi, però. Anelli e amuleti. Torna a trovarci.
fatto una domanda. Posso vendere? Posso vendere in generale? Tchum. Ah. Tchum. Tchum. Ah. Ah. 67, no, non tanto. Ora almeno qua posso vendere tipo i primi. Tipo non costano un cazzo. Almeno qua me ne libero. Aspetta una domanda. Qui archi no, fanno tutti schifo. L'armatura è stessa cosa. Ok, sì. Posso comunque vendere tutto qua. Perfetto. Offro il meglio. Frammenti di paradiso. Grazie e arrivederci. Perfetto. Allora, posso ho venduto tutto il vendibile. Io mi siedo, io resto qui. Conosci l'insieme di Diablo intitolato Welcome to Hell New York? Sì, che. Ma non è, c'era stata pure tipo mesa in coso, in Australia, tipo che hanno fatto uno scandalo perché spaventava i bambini. Tipo quelle cazzate là. Veleno di scorpione, il solfo, però sì, comunque diciamo la gente, oh mio Dio, no! E spaventa i bambini. E se tipo non c'è tipo una squadra che chiaramente si chiama i diavoli. Chi gioca nel vostro paese del cazzo? No, no, cioè ci sono i diavoli. Non è così, è una zona più o meno erica, però no, ci siamo, hai un cartello di Diablo. Oh, Dio merda. Fanno ridere, cazzo, fanno ridere. Seguite, cuore di capra, polvere di ossa e una fila del sangue del soggetto. Tu mi vuoi dare allora, quindi tu dai pozioni e tu dai cose. Serve più tempo. Tu che cosa cazzo fai per aspetto? Un troppo stretto indossato dai fedeli della cattedrale della luce. Il leggero disagio tiene al sicuro dall'impurità. Comunque questa live indica che viene destinato a un pubblico adulto. È perché il gioco è per adulti. Cioè, pure su YouTube. Su YouTube non lo so. Però qua sicuramente comunque viene indicato per un pubblico adulto. Cioè manco fosse una live delle tizie in piscina. Cioè quelle là vengono indicate per un pubblico normale. Chiunque può guardare delle tizie ben sedute farsi il bagno. Però sia mai che qualcuno osi giocare a Diablo. Però almeno non è tra i giochi, come posso dire, che viene completamente scartato o cosato, tipo, come posso dire, quei giochi banditi proprio, come un grezzo. Cioè che c'è tipo grezzo che viene completamente bandito, cioè boh, non potrei farci delle live, infatti non ho mai fatto live su grezzo, oppure se uno dei miei piani era tipo portare grezzo sul 3DS, comunque poi non potrei portarlo su Twitch per mostrare a tutti il mio grande compito. Fai parte della cattedrale, che cos'è, profezia? Non ero religiosa, ma poi ho visto un miracolo. Inarius ha benedetto un uomo con la luce. Lui si è alzato e ha ripreso a camminare dopo anni, davanti ai miei occhi. La luce non è un miraggio. Cerca ristoro in lei. Allora, posso dirti che pure un mio cioè non un mio compagno, comunque una persona di una scuola insieme a me si è messa a pregare in arabo e io mi sono alzato dalla sedia a rotelle, ma non perché lui ha pregato in arabo, perché già potevo alzarmi dalla sedia a rotelle. Però è stato bello vedere lui tipo, fratello Allah, potere di Allah, potere di Allah, salvato tua vita, tu camminare adesso, potere di Allah fare camminare te. E grazie al potere di Allah, Allah è grande. Si è messo a fare così in mezzo al corridoio con la preside davanti. È stato bellissimo. È un coglione questo. Questo è un coglione, però. Ah. I miracoli, i miracoli.
Non lo so che cazzo di preghiere in arabo ho cominciato a dire. Niente perché per esempio la classificazione per adulti è frate, tu sei Peggy 18, vieni qui da me. No, insulto per fatto religioso, l'insulto per il fatto che è letteralmente un testa di cazzo quella persona, è diverso. Non si possono fare due passi senza sentirne parlare. La grande guerra Ma che cosa contro dovevo l'Ordine. Il dire? giorno in cui Inarius ci porterà tutti in paradiso con lui. Spero che anche il mio gatto potrà venire con noi. I gatti non vanno in paradiso, non hanno l'anima, sono bestie del demonio. Arrivano in città giorno e notte. Sono educati e pagano sempre il conto. Al Gli Stark contrario di pagano alcune sempre le persone qui. tasse. Gli Stark pagano sempre i loro debiti. Ah, e qua posso tipo cambiarmi? Più o meno. E non gli hai detto no. Io dico, che cazzo devo dirgli? Ma che gli devo dire? Cioè, ma lo sapeva da solo che non era vero. Però comunque ci ha provato a È farlo. normale che i devoti bevano così tanto. Immagino che non si possa biasimarli. Vabbè, ma i preti per la comunione hanno tipo il vino di gradazione 9 gradi. C'è più della birra, quindi cioè, Serve puoi più capire. tempo. Ah sì, cioè io cosa cazzo gli dovevo dire a quello là? Cioè, non esiste. Lo sapeva bene da solo, l'ha fatto probabilmente apposta, conoscendolo. Però sì, si era messo a pregare, io ho preso a un certo punto, mi sono alzato. È stato fantastico. Fantastico. Momenti fighi a scuola. Mi manda l'Orat. Ah, finalmente il vecchio ha Mi deciso di manda risultare. l'Orax. Conoscendolo non avrà parlato di soldi, vero? Se vuole la sua arma, dovrai pagare. Ah. Armenasta di Loras. Ah, vabbè, non costa un cazzo. Aspetta. Il vecchio mi aveva venduto anche questo. Ha detto che non gli serviva più, ma credo che lo rivorrebbe. Offro io. Attenzione alla strada. Ok, grazie per avermi dato della roba. Non posso ancora farlo. Che ho preso l'amuleto. Allah è sempre con noi, Allah è molto grande, lui è grande, lui salva vite, lui fa camminare gli scadetti, lui fa camminare, fa miracoli Allah. Che male bestia senza cuore, ma so già che comunque, cioè, tu vorresti rompere il cuore di qualcuno dicendogli no, già sapevo camminare, gli puoi far credere che è stato il potere di Allah. E tu gli vuoi far credere almeno questo, gli dai una gioia. Poi tu era del secondo, cioè era del secondo, sta vicino a noi, però tipo. Non so se tipo sia stato bocciato un botto di volte, sembrava tipo grande quanto noi o più di noi, quindi non lo so quanti anni avessi questo, quante volte sia stato bocciato. Ho dovuto Chiedo pagare per scusa. la tua arma. Ma chiedo scusa. Almeno dammi dei soldi. Mi ha anche dato quest'amuleto. Che cos'è? Il marchio degli Uradrim. Un antico ordine di Un studiosi antico ordine di e studiosi e maghi che maghi che hanno hanno. giurato di proteggere Ah. Sanctuarium dai demoni. Siamo pochi al giorno d'oggi. C'è E tu l'hai dato via. un altro Uradrim, Donan. La Andiamo da sua lui. conoscenza dei demoni è vasta, pari solo alla sua superbia. Credo che potrebbe aiutarci. Quindi andiamo da lui. Dovresti cercarlo a Skosglen. Sti Ma non cazzo di dimenticare nome. la cattedrale. La Lì ti cattedrale, lì aspettano ti e potrebbero aspettano, anche rivelarsi dei figurati. preziosi alleati. Non vieni con me? Andrò alle steppe aride per Quindi. scoprire chi è questo uomo pallido. Raggiungimi E appena quindi dobbiamo puoi, prima andare alla insomma, cattedrale e poi da questo partici. tizio, prima dal tizio e poi E dalla il tuo legame con cattedrale. Lilith, le visioni. Visioni, tu sei la chiave per Sei tu trovare e la porre chiave fine per ai suoi piani trovarla e una volta porre per fine ai suoi tutte. piani una volta per tutte.
Ok, mi fido di te, gentiluomo, gentiluomo con tunica. Talvolta Ma se le avevi detto che nostre strade probabilmente sono fatte per stava menando. incrociarsi a nostra insaputa. Ma infatti è quello, non lo Così so se per caso, ti per dico mero destino, 99% stava, non possiamo far stava nulla per scherzando. loro. Però pure se non stava Viviamo scherzando comunque attraverso una non mi va di tempesta, infrangere un povero cuore nutrito da perché comunque a sangue livello è. nemico, Pure stava scherzando, salvato comunque da era una musulmano, minaccia. quindi non mi andava di prendere, cioè di dirgli qualcosa di brutto. Quindi Mentre alla fine giungevo sono stata al verso la gioco, mi frontiera, sono alzato e ho cominciato a camminare. che Cioè a cosa? Un camminare, destino. quello che forse più o meno si poteva chiamare Ho dalle camminare. trame di un Ho potere appoggiato un po' di piedi incredibile. per terra e ero tipo, oh mio Dio, wow, Non un lo sapevo. miracolo. Ma all'epoca credevo di poter proteggere Quindi però sì, l'umanità dalla 100% stava a follia del scherzare, vuoto. stava a prendere per culo, però era tutta questa situazione in cui se dico La sua qualcosa di conoscenza male, della c'ho comunque la mia preside conoscenza. vicino che non, Non so come. io non ho niente potere di alla grande. Potere di Allah va molto, molto avanti. Ok. Però a prescindere sia stata una cosa molto, molto divertente. Posso ancora farlo. Potere della luce, il potere della luce vi salverà. Proteggi, grande Allah, proteggi i boschetti nel cielo. Grande Allah che sei nei cieli, proteggi i boschetti. Andiamo scherzando, è innocente magari. Allah è sempre con noi, sì, Allah è sempre con noi. Non in città. Lui è molto grande. E poi stiamo facendo una serie sul diavolo, forse dobbiamo parlare più del cristianesimo, però anche loro hanno tipo l'inferno, quindi non lo so. Non so. Dovessimo parlare più del cristianesimo di coso. Posso confermare, ho degli amici musulmani. Cioè, quindi sta sempre con noi. Ma quindi può uccidere pure questi esseri qui, Allah. Per me sono Allah in questione. Frate, non ti spacciare per una divinità, perché se no la gente li querela. A meno che non hai tipo qualche problema, allora ti puoi fingere Gesù Cristo e la gente pensare tipo vabbè sì, c'ha ragione. Fingerti, non fingerti Allah. Non è che se non penso che mi seguano musulmani. Ma che cazzo è è un'orcia! Ma vai via, scappa, scappa, c'è il Nemesis! Scappa! Corri! Non guardarti indietro! Ma ci sono gli angeli, siamo in Evangelion! Che cazzo è sta zona? Che cazzo di zona sono andato? Fatemi andare via! Del cazzo è? Comunque, per parlare di cristianesimo, con quali canzoni di Kaba dovremmo iniziare? Confucianesimo. Perché?
Perché dovrebbe correlarmi su Twitch? Vabbè, che cazzo ne so? Ti stai spacciando per una divinità? Sembra abbastanza ovvio che sto memando. Sì, ma non lo so, tu ti stai fingendo una divinità e comunque c'è... Cioè, com'era? Tipo... appropriazione di persone... come cazzo? Furto di personalità? Furto di personalità religiosa, forse? Però pensa che tipo ci sta gente che si spaccia per Sant'Antonio e appunto gli danno ragione, quindi non lo so. Nel dubbio startiamo una religione su di me e fanculo. Se dovete venerare qualcuno potete venerare solo me. Questo è il mio canale. Uno Shinji gli sta più. Dentro e fuori, che cazzo vuol dire dentro e fuori? Vai, volevo livellare un attimo. Che cos'è storcione? Volevo livellare, volevo fare livelli, please. Non Shinji is that you. Non ci sono più angeli, non ci sono più angeli. Ben dentro in città, vado all'altro lato, fanculo. Bro, c'è una mia lore con le linee. Bro, io ho già una mia lore con linee guida da seguire. Cioè, qual è la tua lore? La tua storia, la tua religione. Sarà anche tua, ma non puoi. Mio dio. Si sta scaricando pure il pad della play. Vabbè, ok. Vabbè, Tony. Più che altro quello per distinguere più o meno quello che hai scritto tu da quello che aveva scritto Tony prima, perché stavo leggendo, però. Era un po' un mix. Che ovvio, vabbè, Spagna, la regione. Non puoi copiarmi. Comunque no, non ti sbanno, mi dispiace. Mi dispiace, ma non se posso sbannarti. Fa parte invece della mia religione. Come si recava la guardia cittadina? I reclute della milizia si addestrano notte e giorno. Si meritano un piccolo encomio. Ma non devono credere che mi sia ammorbidita. Potresti fargli un discorso di incoraggiamento. Soldi facili per te, una bella iniezione di fiducia per loro. E io resterei la solita rompiscatole. Così ci guadagneremmo tutti. Ci penso io. Camicia nera della rivoluzione! Ok, no, forse non va bene. Salute. Che mod posso eseguire? Salve. Oh, e quindi che cosa dovrei fare? Salute. Non so cosa possono, cioè, cosa devo fare per incoraggiarli? Come faccio? Ho cliccato un tasto, ho fatto qualcosa. Per diventare berserk, eh? Ragazzi, ho perso qualcosa. Posso andarmene e venirmene via da sta città? Che cazzo sto facendo? Che tasto ho cliccato? Scusate. Beh, comunque sì, una legione basata solo su di me.
L'oro sta dietro al mio cibo preferito, il prosciutto, che presuppone la superiorità di questo insaccato soprattutto. Domanda a un milione di dollari, prosciutto crudo o prosciutto cotto? Domanda. Prosciutto crudo o prosciutto cotto? È una grande domanda. No. Il dio spaghetto è un pastafarianesimo. No, non sto nella pastafarianesimo religione. Dove cazzo sono finito? Poi sono finito vestito come Robin Hood. Inoltre, questo valore religioso va contro i miei ergo. Va contro i miei ergo e dovrò sbannarvi perché il mio credo religioso è superiore al tuo. Dipende. Meglio la matriciana, spanna mizio pera. Bucatini alla matriciana, maggiore prosciutto, però meglio crudo, così quando puoi cuocerlo farò diventare qua. Ok, hai passato il test. Ok, no, perché già ho fatto queste domande da alcune persone quando ho giocato tempo fa Smash e avevano risposto in maniera errata. Ok, hai passato il test. Non accetto la tua religione, ma concordo con te. Ma dato che il prosciutto è esclusivo, si mette alla pari con quello crudo. È inclusivo, si mette alla pari con quello crudo. Ok. Ok, sei riuscito. Ci sei riuscito, va bene, hai passato il test. Sei riuscito a passare il test, mi stupisci veramente tanto. Ah sì. Seconda domanda. Carbonara o amatriciana? Non in città. Come ti faccio cavaliere penitente che cioè addestramento cibo di rifugio lo porti a purificare da voi. Non so come faccio a incoraggiarli. Fa un freddo cane, eh? Vabbè, affanculo, intanto è avanti. Oltre queste mura regna l'oscurità. No, non ci sarà un futuro sban, ma hai superato una prova. Carbonaro, ok. Sto esaminando che tipo di persona sei. È tipo i test della personalità basati sul cibo. Vabbè, grazie al cazzo, con la panna non è carbonara. Oh, la panna. Cioè, la panna più che altro la mettono nei posti, tipo stabilimenti, roba così, quando fanno i buffet. Perché se no non c'è sta abbastanza uovo per tutti. Lo fanno solo per, diciamo, diluire, almeno lo accetto solo se lo fanno per diluire, diciamo, il fatto della crema e quando non gli viene troppo cremoso, appunto, tipo in roba tipo buffet così, che non potrà mai utilizzare 200 uova per la crema. Facci la cremina. No, è solo un test della personalità, non è niente di che, non ti sbanno, però è un test della personalità, sono delle prove, solo delle prove per vedere i tuoi gusti. Non so se poi pure Togni vuole vedere. Perché diciamo pure la risposta di prima di Togni era stata giusta, quella riguardante il prosciutto. Però cuocendo il prosciutto crudo non diventa proprio come il prosciutto cotto, diventa un prosciutto crudo riscaldato, che è molto buono, simile alla pancetta che è molto buono, ma è diverso dal cotto. Però sì, diciamo, è più, molto più per la parità, molto più tendente al crudo, ma per la parità. Però sì, è molto più team prosciutto crudo il mio, infatti do un po' più ragione a Togni, dal lato che è meglio forse il crudo.
Però sì, diciamo c'è abbastanza parità, dipende dagli scopi culinari. Se ci devi fare, che ne so, tipo un tramezzino, opti più per il prosciutto cotto, ma se ci devi fare qualsiasi altra cosa, appunto metterlo su un uovo, per esempio, ci metti un po' di scamorza e ci metti il crudo, non ci metti il cotto. Questo qua voglio vedere, però sti, diciamo, mi sto analizzando. Carbonara, infatti la carbonara senza panna, appunto. Andrà accadere, avrò promosso. Cosa accadrà? Avrò promosso a mod? Non mi fido a metterti come mod. Proverai come off camera. No. Al massimo potrò stringerti la mano se ci vediamo a Romix. Cioè, questo qua è il massimo di benedizione che otterrai dal mio culto religioso. Una stretta di mano fra fratelli e basta. Fra una mezz'oretta forse dovrò uscire, quindi potrei non esserci tra poco. Vabbè, quando esci me lo farei ben sapere. Tanto qua sono 2 ore di live, quindi fra poco penso che stacco pure io, perché sennò il PC mi prende fuoco. Dobbiamo sempre guardarci dal peccato, fratello. Sì, reverenda madre. Lascia che la luce di Inarius bruci ogni malvagità, che la tentazione non ti allontani dal suo sacro fulgore, che Quindi la mi dai rettitudine fuoco? escluda corruzione e peccato. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. È lui che viene da Nevesk. Sì, reverenda madre. Lorat non ti ha accompagnato? Mi ha mandato avanti senza di lui. Lui se n'è Fidarsi di quel andato. vecchio è stato un errore. Cosa può mai esserci di più importante? Lilith. Allora, lo sai. L'ho vista. L'ho vista. Uno dei nostri cavalieri ha avvistato dei demoni nella Valle Burrascosa. Pare che la descrizione corrisponda all'avvistamento di Nevesk. Se raggiungessi Yelesna e ti occupassi di quello che sta succedendo, otterresti la gratitudine della Cattedrale della Luce. Avevo pensato di Fare inviarlo, avanti e ma indietro non fra so 2000 nemmeno il posti, suo che dove palle! Con o senza Lorat, sarà fatto il volere di Inarius. Quindi pure se quello stronzo mi ha abbandonato, comunque, pure se il bastardo mi ha abbandonato, però dobbiamo andare avanti. The show must go on, bitches. Non The posso show ancora must farlo. go on. Reverenda madre, ci segnalano degli Ok. avvistamenti demoniaci. Una Donna donna con le con le corna, corna ok, vicino alla Lilith. miniera di Yelesna. Ok, quindi dove devo Eseguita andare? ispezione di routine. Ancora nulla. Inviato il prete con una scorta di cavalieri. Farò rapporto quando troveremo qualcosa. Ok, aspettate un attimo, si è disconnesso il pod. Aspettate qua, mi si è disconnesso il pad. Ok, adesso va. Comunque è bello qua che praticamente se ne è partita tutta quanta tipo la discussione così, quindi allora vogliamo parlare di altri fatti culinari? Promosse mod. Però no, comunque almeno così capirò i vostri gusti, al massimo ci facciamo una pizzata di gruppo. Che si c'è un botto di delay, però sti cazzi, tra quel mio TV e la live. Penso sia fatto appunto del calore e sta roba qua. Quindi voi magari lo vedete un po' rallentato. Comunque mi sa che vado anche io. Vabbè, allora se vai stacco qui. Se andate, se volete, stacco qua. Intanto Mi serve più qua un tempo. pochette cose appunto l'ho fatte, poi vado avanti nella prossima live. Al massimo prendo e mi metto ad andare avanti nei manga che ho cominciato, visto che poi ho un po' di roba che ho comprato e devo andare avanti. Bye bitches, sbannami zio pera. Non ti sbanno, stronzo. Lo ripeto, al massimo analizzate i vostri gruppi, cioè i vostri gusti per una probabile pranzo, se cioè ormai andassimo a Romix insieme, se ci incontrassimo
una pizzata, un pranzo con i fan ci sta, anche il massimo che posso permettermi è un McDonald's. Però comunque, tanto per dire, almeno si capisco, diciamo, i vostri gusti, il vostro test della personalità. Ma perché tipo se Tony avesse detto tipo la carbonara con la panna, allora lì sarebbe stato tipo psicopatico da reclusione. Bello che Twitch mi censo le parole, bitches. sì, è bello. Lilith, dovrei sapere come fare un appeal per il ban. Frate, non è che se simpi dietro Lilith io ti faccio qualcosa, cioè... Stai simpando per Lilith e basta. Perché sto giocando... Ma sono online, c'è uno stronzo a cavallo! Mi serve più tempo. Questa città ha attivato l'online involontariamente, mi sa. Ho involontariamente usato l'online. Pono, vabbè, volevamo pure giocare insieme. Inoltre, altrimenti mi sono comprato tutti e 5 volumi di YBC. Dovrebbe stare per gli Arici in Beach Club. Domanda. Mi serve più tempo. Domanda, no, perché c'è. Guarda che poi ho detto Lilith significa... Ah, I love you too. Ah, vabbè, no, pensavo... che volessi simpare dietro quel pezzo di fregna che è Lilith qui. Che comunque ci sta. Comunque sì. Allora, il primo era una I, non una L, va bene. Ah beh sì, comunque volendo al massimo organizzeremo qualcosa per i Romix. Io al massimo lo spero di stringere a mano appunto a Coda di Paglia. Più che altro perché Coda di Paglia poi c'ha diciamo legami con i Dofa cose, roba così. Sarebbe una bella cosa, cioè vorrei stringere a mano un po' di gente. Un po' di gente comunque che conosco con cui ho fatto live, vorrei stringere a mano, quindi ovviamente questo quel Romix qua sarà tipo il Romix delle strette di mano. Quindi vabbè sì, no, ma che poi stavo dicendo in riferimento al messaggio su Gli Arici in Beach Club. Domanda, ti ripeto, è Gli Arici in Beach Club, YBC, non conosco le abbreviazioni di varie cose, l'unica cosa che mi viene in mente è quello. Sì, ok. Bella la intro è fantastica, non ho mai visto un cazzo di quell'anime, l'ha visto un mio amico. E io ripeto, ancora di più, io penso che questo mio amico qui mi stia utilizzando come fottuto gay test, porca puttana. Sì. Però sì, comunque, diciamo, è quel... Dovrei parlare con appunto questo mio amico qua al massimo di Aichi, perché conosco soltanto la intro e so solo che la intro è figa. Leggi solo i volumi, perché non guardare l'anime. Questo mio amico ha sia i volumi... Abbiamo comprato i volumi e ha visto l'anime. Sì, l'ha visto con la sua ragazza. sì, ti crediamo tutti, Wink. Ci crediamo tutti. Ah, lo prendeva per il culo a vita. Cazzo, lo prenderò per il culo a vita. No, più che altro io qua devo andare avanti in Dragon Maid. Io sto più sul lato Yuri, io sto più sul lato di Yuri drammatico, quindi... Un Yuri's My Job, che è tipo un nuovo manga slash anime che è uscito di recente. E appunto un Dragon Maid, un po' più così, un po' più sul lato Yuri che Yaoi. E io pensavo di regalare i 5 volumi di quel Boys Love ad una mia amica. Vabbè, ti ripeto, alle ragazze fai felice se probabilmente gli regali Boys Serve Love. Più tempo. Poi dipende, ci stanno magari appunto tipo quando ero... Al centro estivo c'era una invece che era tipo fissatissima con la roba Yuri. E io ero tipo al tipo restringere la mano perché ti stai leggendo questa roba in pubblico, però preferisco non farlo.
Dovrebbero fare il Route 104 convention, ma sarà molto improbabile. Senti, ci sono le convention furry di gente che prende, sta con i pannolini e lancia merda addosso alle macchine. Cioè, tranquillamentissimo si potrebbe fare un Route 34 convention. C'è stata una convention di coso, di... Non so come cavolo era... Di Tumblr, c'è stata di Tumblr. Quindi potrebbe, può darsi. Tanta roba, eh. Però no, forse non ci sarà mai. La possiamo fare però fra di noi, possiamo fare un gruppo di apprezzamento. What sticky spoiled milk between my... che cos'è questo? Cosa, latte appiccicoso sulle pagine o Tumblr, lo so, è un po' una merda, però cioè sicuramente è stata una merda, però poteva essere fatta meglio, più che altro era figa, forse soltanto dal lato della parte del fan di Homestuck riuniti da una parte, però fan di Homestuck riuniti che creano un po' di una community di stile Danganronpa ed è un po' tossica. Però a Romix diciamo ho incontrato alcune cosplayer e non erano così male, dai. Meglio Pixiv, sì, meglio Pixiv. Però conta che da prima che c'era appunto Tumblr. Va bello che tu sogni di rifare la Rule 34 Convention, Dio santo. Yes, i social dove un fan di Steven Universe è stato minacciato di morte perché aveva fatto una fanart di Rose. No, una fanart di Rose leggermente più magra del solito. Un social molto strano, ma come un po' Twitter, come tanti ai social. Ripeto, c'è tanta gente probabilmente verrebbe spinta all'autoannientamento per colpa di gente particolare. Beh, Bozan doveva consegnare le richieste sì. di Decima a Menestad, ma non è ancora tornato. Puoi perlustrare le strade e scoprire perché ci mette tanto? La cattedrale deve ricevere le sue quote. Quindi perlustrare le squadre. È molto normale. Vabbè, diciamo, è strano, ma dipende. È strano, ma come può essere strano qualsiasi altro social. Però sì, Pixiv per l'immagine è meglio, ma io non lo so navigare perché è in giapponese. Quindi non sapendolo... Non posso navigarlo bene come vorrei, quindi mi affido ai link che mi mandò un mio amico. Dove cazzo devo andare? Oh mio Dio, devo viaggiare un bel po'. Sì, è sanissimo come social, penso sia uno dei social migliori per risultare tipo strano, non lo so. Cioè, se vuoi essere considerato tipo un cazzo di malato vai su Tumblr probabilmente, perché là è pieno di gente che, diciamo, romanticizza roba abbastanza brutta. Quando dico brutta intendo tanto brutta, però Twitter non è da meno, cioè, quindi... Tumblr e Twitter penso siano un po' tipo gli anticristo dei social. Ah, ma anche Open World? Penso di sì. Non so qual... Diciamo che... Non ho giocato ad altri Diablo, quindi non so qual è la differenza con altri, però sì. Infatti ho detto, avete presente Ultima Online? Ecco, è tipo quello. Cioè, quando ho detto all'inizio, perché... ho detto, non è un... che ne so, un League of Legends, roba così, è un Ultima Online praticamente. Cos'è sta roba? Ah, un boss? Mi sono fatto una cazzata? Allora, ok,
cagato il cazzo qua perché è pieno di spirelli del cavolo. Ma sto stronzo è tipo immune a tutto. E non capisco che ha, che laggiù che gli dai l'immunità. No, non ce la faccio. Che io me ne devo andare, me ne vado, 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 me ne vado. Mi sa che muoio? Non so, non ho mai visto animazione di morte fino ad adesso. Arrivo a sta parte pure con l'altro personaggio, però non ho mai visto un'animazione di morte. Ok, no, sono troppi. Sono troppi. Sapete cosa vuol dire sono troppi e non riesco a gestirli così tanti? Ecco, sono veramente troppi. Forse... Perché forse così sì. Poche alla volta sì, se no no. Comunque la trama e i dialoghi sono molto belli. Sì, è molto bello come gioco. E c'è molto sto tipo di giochi. È figo, sia a livello, diciamo, più o meno di gameplay, di cose, di armamentare, sia a livello di... come posso dire, trama, dialoghi, è figo come gioco. Guarda che cazzo posso fare con come tagliagole. Cioè, più che altro devo vedere un attimo se il tipo che sta tipo in sta zona qua sta bene. Bro, devo salvare la gente. Prova di darlo cavallo. Ah, un goblin, è un goblin. È un cazzo di goblin. No, vaffanculo, sei dannato. Sei dannato, er goblin. Er goblinello. Oh, sì. Figo, non so. Oh, qua almeno mi sto prendendo un po' di pozioni, un po' di sangue di vittime. Un po' di sangue di sacre vittime, ossia. Non posso farci niente con i cerbiatti che ammazzo. Dei ghoul. Tokyo ghoul. Vai avanti con gli arici, invece qua devo andare avanti con cosa? Con Redo Filler. Che avevo cominciato, però devo ancora andare avanti. Come se lo sono? La mia guardia mi ha tradito. Ha cercato di strangolarmi. Prima di svenire non ho potuto fare altro che raggiungere la scogliera. Devo tornare a Kyovashad e richiedere una scorta di cavalieri. Porta le richieste di Decima al mercante capo Talgun a Menestad. Quindi una missione, mi dà un'altra missione, mi dà un'altra missione, perfetto. E non so se interrompere qua oppure no. Non so se interrompere qui la fottuta live oppure no. Forse la interrompo qua. Con dei pantaloni nuovi e non cagasburati, forse posso finire qui la live. E beh, voglio attivare quello che mi rispetta. Scusa, salva.
figlie dipendenti. Vabbè, penso di interrompo. Comunque sarebbe meglio se ti fermi per continuare la prossima volta. Infatti mi fermo qui. Allora, dovrei fare forse così. Ok, esco. Ok, perfetto. Anni, facciamo anche alzare le braccia, sto morto, cavolo. Male, male, male. Veramente male. Però vabbè. Questi giorni qua, non so tipo se domani, no, domani forse no. Dopodomani c'ho delle visite, non so forse dopo le visite. Non so se dopodomani dopo le visite forse posso fare una live. O domani pomeriggio, non lo so. Mo vedo qua sti giorni, poi ripeto vi tengo aggiornati un po' su tutti i social, un po' su tutti i canali qua. Vi tengo aggiornati per vedere bene che cosa... cosa faccio, comunque, che cosa fare, se faccio live oppure no, comunque vi tengo aggiornato perché mo ci avrò tipo delle visite, oltre vabbè esami di scuola guida, roba così, quindi vi faccio un attimo sapere, però penso che comunque uno di questi giorni qua e continuo ad andare avanti. Comunque beh, è stato un onore stare in live anche oggi, da me qui scricciolo, ma e quell'altro scricciolo, almeno quello che resta del vecchio scricciolo, ma... è tutto e beh, ci si vede alla prossima live. Goodbye e stay tuned, stay tonno. Stay tonno. Cazzo bubola, sì, è cazzo bubola, è bellissima. E se c'ha il taglio per l'ultimo, è bella, cazzo. È regina dei junker, ma più waifu per me. Vabbè, ci si vede. Mi sgozzo tutto.